Benvenuti in un nuovo video. Era da tantissimo tempo che non facevo il video dei prodotti finiti ed era anche da tantissimo tempo che non mi sedevo qui in questa postazione. Scusatemi le condizioni, scusatemi la voce, ma veramente i 2 giorni sono stata 2 giorni con la febbre alta, quindi la voce se n'è scesa. Sto facendo un po' una faticaccia a parlare. Però ci tenevo troppo a girare questo video perché comunque era da tantissimo tempo che avevo questi prodotti. Perché pensate che nel mese di dicembre non ho registrato nessun video dei prodotti finiti perché mi sono dedicata un po' a creare un mese particolare, un mese pieno di comunque nuovi video diversi dal solito. E quindi per questo motivo non ho neanche, come si dice, smaltito tanto oppure ho consumato prodottini nuovi, testato nuovi prodotti, no, perché comunque ero concentrata per altro e poi non ho cucinato neanche tanto, se non solo per le challenge. È stato un periodo un po' così. Da questi ultimi giorni mi sono messa comunque a regime, quindi iniziamo subito. Infatti i prodotti sono veramente pochi, pochi, pochi. Inizio subito già, questo qui che l'abbiamo visto nella challenge, l'abbiamo utilizzato ed è della Star ed è il mio risotto porcini zafferano. Devo dire che questo risotto era veramente la fine del mondo, troppo buono, infatti io sinceramente ve lo consiglio. Poi niente male a volte per quei preparati veloci che subito fate, potete aggiungerci all'interno anche un po' di petto di pollo per dare comunque quella quota proteica in più. Sinceramente io ve le consiglio per quelli pasti, per quei pasti super veloci che non avete tempo, sono super comodi e poi si cuoce veramente in pochissimo, quindi super approvato. Poi ho finito questi frollini da cacao intenso della Enervit Enerzona, se si pronuncia così. Questi qui li potete trovare a volte anche nei supermercati, però io non li trovo mai nei supermercati e quindi li acquisto solo al supplement. È vero, costano un po' tantino, perché si girano intorno ai 5 euro, però se volete provare qualcosa di particolare io ve li straconsiglio. Infatti io, da come avete visto, ho voluto prendere questi qui, cacao intenso, che comunque non si trovano molto facilmente anche di altre marche al supermercato, e quindi ho voluto provare qualcosa di particolare, di particolare. Anche i valori nutrizionali sono spettacolari. Infatti sono top, io ve li consiglio, poi sono troppo troppo belli approvati. Infatti adesso sono usciti nuovi al lampone che sicuramente li prenderò. Poi come sempre sul supplement avete il mio codice sconto, ma trovate tutto giù nell'info box. Il mio codice sconto è Giulia010, che se volete potete utilizzarlo. Poi vabbè, questo è sempre un reperto storico della challenge che provavamo insieme, Oreo versus questi qui, che non so come proprio definirli. Comunque sono dei biscotti proteici della Prozis, che anche questi potete trovare sia su Prozis che su All Supplement. Sapete già, se avete visto quel video, che per me tra i due questi qua sono buonissimi, veramente molto buoni, super approvati. Vabbè, poi ho finito 2 creme spalmabili, ma dopo questa è la vita, è della NATO Protein Cream White Chocolate. Eccola qui, raga, questa è molto molto buona. Io non vedo l'ora che il supplement comunque rifornisce questa crema, che devo riacquistarla di nuovo perché era davvero una goduria, troppo troppo buona. Infatti una ragazza mi ha consigliato di prendere anche quella lì della Choco Relax bianca, che mi ha detto che è ancora. Quindi devo provarla. E poi ho finito della Carb Killa Protein Spray Hazelnut. E questa qui, che all'interno c'ha proprio i pezzi di nocciola. Questa crema aveva un odore spaziale, poi anche la consistenza mi piaceva e anche il sapore. Infatti ho provato tante cose della Carb Killa, specialmente capo il marchio è Carb Killa, però vabbè, questa qui perché è meglio che noi leggiamo il logo, perché non ho capito se si dice granate, perché c'è questa cosa che non mi viene il nome di come si chiama. Vabbè, comunque questa è molto molto buona. Infatti ho preso anche la bianca con i pezzi di biscotto, che devo provarla. Poi abbiamo una valanga di
barrette. Aspettate. Ok, allora ho finito questa qui, sempre della Carbchilla. Questo qui è il nuovo gusto gingerbread. Madonna, raga, troppo bella. A parte oltre ad essere bellissima esteticamente, era anche super super buona. Voi sapete che tutte queste barrette hanno degli ottimi valori, quindi io ve le consiglio a volte anche per merendina a scuola, oppure non sapete cosa, state in giro, vi portate una barretta oppure uno shaker, quello che volete. Però raga, devo dire che era molto buona. Io all'inizio, quando l'ho preso, ero un po' scettica perché pensavo che sentisse troppo la cannella, invece devo dire no, si sente il pan di Spagna con quello strato di cioccolato, no, mi è piaciuta davvero tanto tanto tanto, quindi ve la consiglio. Un'altra che forse tra tutte è l'unica che non mi è piaciuta, cioè è Unni sinceramente, ed è questa qui, Dark Chocolate Raspberry. L'ho trovata un po' troppo chimica, sapeva un po' di dentifricio, non lo so, non troppo forte come gusto, sinceramente non mi ha fatto impazzire, quindi tra tutte vi dico, provate le altre, infatti voglio prendere anche quella burro d'arachidi, però non prendete questa, tenetela proprio per ultima. Poi ho finito queste due, che insieme a queste due è uscita pure un'altra, che non ricordo, però io non l'ho presa. Allora, questa qui è della Battle Beats. Two protein piece, vabbè, due pezzi e una rossa. Vabbè, penso che l'ho letto. Vabbè, comunque questa qui che trovate sempre sul supplement, gusto torta di carote. Si divide in due pezzi, quindi super buono sta cosa. Si divide in due pezzi, ovviamente lo mangiate tutti e due una volta. Raga, questa è una bomba, veramente una bomba, bomba, bomba. Ci sono proprio i pezzettini sopra, no, raga, veramente molto buona questa qui, la dovete prendere. Infatti appena ho visto che c'era questo gusto comunque carote, che è una cosa particolare, l'ho presa subito, infatti super contenta. E poi anche quest'altra qui, sinceramente, è Cookies and Cream, sempre stesso marchio. Raga, io sentivo veramente, sapeva di Oreo, di biscotto al cacao, di non lo so di cosa sapeva, però io sono rimasto wow. E poi all'interno sembrava tipo pan di Spagna, aveva proprio dei puntini di Oreo, troppo buona veramente. Infatti raga, seguitemi su Instagram, mi trovate come JuliaMiFit, perché io lì io pubblico tutte queste anteprime di barretta, lì trovate video, lì, perciò ragazzi seguitemi lì che restate sempre aggiornati. Quindi questa è super promossa, dovete prenderla. Poi ho finito quest'altra qui della Bulk. Sapete che io mi trovo bene con comunque prodotti di Bulk, specialmente anche con le proteine, perché acquisto principalmente proteine. Però raga, anche con le barrette sono molto valide. Tipo questa qui è la Macromancia caramello e biscotto. Anche questa, raga, vi ho fatto il video su Instagram, è troppo buona, veramente molto buona. Sinceramente io mi trovo sempre bene con le barrette, quindi per me sono tutte buone. A volte si somigliano anche, però quando sono buone, sono buone. Poi vabbè, ho finito le patatine. Queste qui le trovate sempre sul supplement, che sono le patatine della Daily Life. Fanno un profumo assurdo. Questo qui è il formaggio e questo qui sono le classiche. Ed ecco che me ne sta scendendo la voce. Queste qui sono le classiche, sono molto valide anche come valori nutrizionali. Queste sono comode anche da portare a scuola o in giro, o tipo vi viene voglia di patatine, per non proprio esagerare, che sappiamo una patatina una tira l'altra e non ve ne andate fin quando non finite il pacchetto. Io ve le straconsiglio per questi, quando vi vengono questi momenti, così vi sgranocchiate qualcosa, che dite ok, la bustina è 30 grammi, è finita, ciao, arrivederci. Perché sono molto valide, assomigliano molto alle Pringles, infatti vi ho fatto il video con queste qui delle Pringles, trovate tutto sul canale, anche queste sul supplement. E poi passiamo al reparto yogurt. Allora, sinceramente ho provato di recente questo yogurt della True Blend. Sinceramente raga, io l'unica differenza, a parte che ho trovato una differenza per quanto riguarda i valori nutrizionali, a parte che hanno le proteine un po' più basse rispetto comunque al Faye normale, e io sinceramente vi consiglio gli altri, ma non questi.
Ho trovato anche la consistenza uguale, però il sapore è molto diverso. Questo era molto più amaro. Sinceramente, io tra i due preferisco la versione vecchia, cioè il Faye normale. Questa qui non mi ha fatto impazzire, e poi non noto neanche questa grandissima differenza, se non solo per quelle due cose. Quindi, sinceramente, io non ho capito perché sta cosa. Spiegatemela voi giù. Poi andando avanti ho finito questo qui che l'abbiamo provato sempre insieme nella challenge Mangio per 24 ore sullo cibo marrone. Questo è un altro che lo trovate sul supplement e questo sta supplement ed è marchio Herman ed è un budino proteico cioccolato e cocco. Mamma mia, raga. Sono un buon supplement, ha rifornito tutti i gusti, fate scorta, prendeteveli perché veramente sono molto molto validi e poi come budino. Praticamente sono 20, hanno 20, un budino a 20 grammi di proteine, ma è comunque 200 grammi. Potete dividerle la porzione comunque in due volte e vi mangiate lo yogurt in 2 giorni. O a parte che io, pensate che io, dopo la challenge, l'ho messo in frigo e cioè, è rimasto là l'ho lasciato in frigo per 2-3 giorni perché praticamente mi ero proprio dimenticata, ero convinta che l'avevo finito. E comunque, raga, l'ho mangiato tranquillamente, non si è fatto niente, anzi, quindi prendetelo e potete fare questa cosa che lo dividete in più volte. Comunque è molto molto buono. Poi ho finito questo Estate Zero, che devo dire questo qui pure l'abbiamo provato insieme nel video mukbang, l'ultimo video mukbang con la pizza rima. È super buono ed è super super consigliato. Anzi, no, non con la pizza rima, perché con la pizza rima abbiamo provato la Fanta Zero, che anch'essa è molto buona. Che se guarda l'hanno provato. Vabbè, comunque è molto buono. Molto molto buono. E poi alla fine sull'estate zero sa come l'estate è normale, cioè non cambia molto. Poi ho finito questo qui che è il burro di MG crema di arachidi al pistacchio, che sinceramente non ne vale la pena di spendere soldi. Perché praticamente sono uguale, l'origine è uguale all'originale. Che sto di? Questi sono i sintomi che non sto bene. Perché sinceramente non sa di pistacchio. Ho provato quello lì a Kinder Bueno, ho provato questo e sono uguali, cioè non hanno una differenza di sapore. Quindi sinceramente 100.000 volte la crema della Chocorelax al pistacchio, 100.000 volte. Stavo avanti. Non conviene perché pensate che un coso di questo di 20-30 ml, 30 grammi, costa comunque sui 4 euro, quindi non ne vale la pena. Poi ho finito questa, ho provato questa protein snack di Prozis della X-Core ed è a gusto vaniglia, molto buono. E poi quest'altra qui che ho preso da un negozio che sta vicino a me, di integratori, è zero calorie, che ha diversi punti vendita. E gusto cioccolato al latte e cocco. Sinceramente sembrava tipo un turroncino perché ha quella consistenza non morbida ma un po' duretta che sembra tipo gesso. Comunque questa qui della MS Bar, non so come si pronuncia, ma sinceramente niente di che. Però comunque sapete, quei negozi vicino a zero calorie sono molto forniti. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!